Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su YouTube. In questo video andiamo a vedere come entrare nel 10% con l'auto di classe D. Usiamo un'auto abbastanza comune, quindi potrebbe essere la Ford Shelby GTR 50, come potrebbe essere la... È buona anche questa se ce l'abbiamo, eh? La Countach, ma magari non tutti ce l'hanno, quindi un'auto più comune. Questa qua, la Dodge Challenger 392 EMI Scat Pack. Andiamo e cerchiamo di stare nel 10%. Questa è una pista dove serve auto con velocità di punta alte. Il tempo che vedete, 1.31, l'ho fatto con la DS. Si poteva fare meglio, ma diciamo, ho fatto un tentativo. La DS a 282, questa è già 289, 363 in aria, la vedete arriviamo a 400, 399, questo è che la DS ha sicuramente un po' meglio, qui ad esempio meglio, adesso caricare il nitro, niente, brava. Ragazzi, abbiamo fatto a palla per 312 contro, mi è partito un 360, 82 della DS, mi questo pezzo di rettilineo fa tantissimo. 1.29, 7.91, anche se come tempo non si direbbe. Ah sì, era 1.31, un secondo e mezzo quasi. Siamo ai primi 1.000. E vediamo se ci siamo. No, rimaniamo nel 20%. Proviamo con la Shelby. Dopo se no c'è anche questa qua, la Porsche 911 Targa, va a 315 e diciamo auto un po' più alla portata anche di chi inizia, stiamo facendo anche per vedere. Altrimenti ragazzi sapete che qui sicuramente la Griffith è l'auto più consigliata. Questa è una velocità di punta uguale, simile alla Dodge di prima, però probabilmente ha più accelerazione, adesso non veda, va meglio in curva, allontreremo in questi primi tratti di curva, sì, meglio, qui prima con la Dodge ero già indietro. Ok, si dà con nitro, 3.13, 400, leggermente più veloce di un chilometro orario, un po' meglio. Nitro dura meno, ok,
1,28,522, abbassiamo ancora di un secondo e due comunque con questa rispetto all'altra, quindi vedete che è già un'auto migliore. Vediamo se riusciamo a stare nel 10% con questo tempo. Eccolo qua, ci siamo nel 10%, quindi avete visto il tempo da fare più o meno 1,28,5. Potrebbe non essere sufficiente, però se non avete auto e siete agli inizi, diciamo che potete farlo con queste auto qua. E potete provare con la Porsche. Questa, ragazzi, se ci avete, è l'auto migliore per questa pista, che fa 338,7 km/h, quindi potete immaginare i tempi che fa. Dopo ora li andiamo a vedere i primi in classifica, che tempi fanno. Adesso però voglio prima riprovare. Vediamo un'altra auto veloce. No, qui non c'è, c'è questa, ma no, è 284. Riproviamo con la Challenger, ma non credo di riuscire a fare come con la Dodge. Quindi 1,28,522, non credo di riuscirla a fare. Però andiamo, l'altra va meglio in accelerazione, decisamente. Quindi anche con quell'auto si riesce a stare nel 10%. Vedete che con l'altra qua eravamo già primi. Fatta più stretta con l'accelerazione, con l'acceleratore aperto. Ventinove, sei, 34, leggermente meglio del primo tentativo, 3 decimi. E ora facciamo fatica a dire se ci siamo. Comunque avete visto che con la Ford Shelby ce la facciamo. Andiamo a vedere la classifica, i migliori. Vedrete che sono tutti con la Griffith. Eccoli qua, i migliori. Glickenhaus. Griffith. Griffith e Glickenhaus pure, comunque se la giocano la Griffith e la Glickenhaus, quindi sono le due auto top per questa pista. Le vedete, molti gol si trovano meglio con la Glickenhaus, è sicuramente più guidabile come auto. Una Volkswagen elettrica grande, 55° posto. Una Bentley Continental. E quindi diciamo che nei primi 100 c'è una Electric R e una Bentley Continental e basta. 55°. Ecco, quindi se volete andare nelle posizioni più avanti, non vi cambia nulla a livello di premi, però le auto sono queste qui. La Griffith, anche questa ha una bella velocità di punta, 300, no, non tanto. Quella Glickenhaus, quanta accelerazione ha? 74, 51, 51. Sì,
Sì, è molto meglio in nitro, manovrabilità e accelerazione, forse si riesce a recuperare quello che si perde. Ok, ragazzi, qui chiudiamo questo video. Se vi è piaciuto, vi è stato d'aiuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace, condividete con i vostri amici nei vostri social, non dimenticate di lasciare un commento e come sempre, se vi va, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!